Spesso si dice appunto che, anzi, molti dicono, soprattutto in questa epoca, che poesia, arte, cultura sono cose inutili, superflue. E io ho sempre pensato il contrario, che siano proprio queste le colonne dell'umanità. E ho sempre pensato anche che non stiamo vivendo una crisi economica, o se la stiamo vivendo è stata preceduta da una crisi culturale. La storia d'altronde insegna che le crisi economiche sono sempre figlie di crisi etiche, morali e culturali. Io ho scoperto questo libro in una stazione, sono stata catturata appunto da questo titolo e mi sono messo a leggerlo e ho trovato un'identità veramente di idee e di pathos anche. Questo libro, mi diceva Nuccio Ordine, che è al quinto posto delle vendite in Italia, no, in Francia, è alla decima edizione in Spagna, insomma è un best seller ormai a livello internazionale e ne sono molto felice perché oltre a essere un libro è una sorta di detonatore, ossia impone una riflessione sulla società contemporanea. E io non voglio aggiungere altro perché Nuccio Ordine tra l'altro è un oratore fantastico, quindi per me sarà un piacere sedermi insieme a voi e godermi questa sua conferenza. Innanzitutto vorrei che lo accogliesse con applauso Nuccio Ordine, giornalista, saggista, scrittore. Grazie. Grazie. Bene. Grazie a Claudio Pozzani per avermi dato così la gioia di essere qui con voi a condividere l'utile inutilità della poesia, se mi permettete. E proprio per questo motivo vorrei partire da una citazione, perché molti di voi probabilmente ameranno la poesia, molti di voi forse scrivono poesie. E vorrei partire da una citazione di John Locke nei Pensieri sull'educazione, siamo nel 1693, dove John Locke dà i consigli ai genitori non per far diventare poeti i loro figli, ma per dissuadere i figli che vogliono diventare poeti. Quali sono gli argomenti che John Locke usa? Sono argomenti interessanti che ci introducono nel tema che noi poi affronteremo. John Locke dice: e se invece a vena poetica il vostro figlio pare a me la più strana cosa del mondo che suo padre desideri o tolleri che essa venga coltivata e sviluppata. Credo infatti che i genitori dovrebbero piuttosto adoperarsi, per quanto sia possibile, per soffocarla e sopprimerla, giacché non vedo per quale ragione un padre possa desiderare che suo figlio diventi poeta, a meno che non desideri che egli disprezzi tutte le altre occupazioni e gli altri affari. E questo non sarebbe ancora il peggiore dei mali, perché se egli riesce un fortunato rimatore e si acquista la reputazione d'uomo di spirito, vi prego di considerare in quali luoghi e in quali compagnie gli piacerà spendere il suo tempo, anzi il suo patrimonio. Infatti rarissimamente si vede che qualcuno abbia scoperto miniere d'oro o d'argento sul Parnaso. L'aria vi è piacevole, ma sterile è il suolo e si hanno pochi esempi di gente che abbia accresciuto il proprio patrimonio con ciò che vi raccolse. Quindi gli argomenti di Locke ci fanno capire come oggi nessuno dovrebbe, fuori da quest'aula dove siamo tutti qui convenuti perché amiamo la poesia, ma diciamo nel largo pubblico, nessuno potrebbe scandalizzarsi di fronte a questo tipo di argomentazioni. Perché? Perché sta sotto gli occhi di tutti, l'utilitarismo ha ormai invaso ambiti e spazi della nostra vita che dovrebbero essere proprio preservati dalla logica del profitto, dalla logica del guadagno. Vorrei darvi qualche esempio perché effettivamente non tutto si può trasformare in merce.
ci devono essere alcuni valori, ci devono essere alcune istituzioni che andrebbero difese da questa deriva dell'utilitarismo. Le università sempre di più si stanno trasformando in aziende e questa è una cosa terribile perché da una parte il ruolo dei professori si va sempre di più burocratizzando, i professori passano giornate a riempire carte, fogli, eccetera, anziché potersi veramente dedicare a preparare le lezioni e a fare ricerca, mentre gli studenti diventano clienti di questa azienda. E cosa devono comprare gli studenti? Devono comprarsi il diploma, devono comprarsi la laurea. Ma la logica aziendale è assolutamente pericolosa perché, e vi do qualche piccolo riassunto di quello che sta accadendo nelle università e approfitto per salutare i colleghi presenti dell'Università di Genova, il professor Luigi Surdic, Enrico Fenzi e Quinto Marini che sono qui con noi. Ebbene, vorrei salutarli perché condividiamo tutti in questo momento la crisi di questi valori. Cioè la logica aziendale a cosa porta? La logica aziendale porta in maniera dirompente a tagliare alcuni settori dell'insegnamento che vengono ritenuti non produttivi. Vi faccio un esempio. Quando in una università tipo l'orientale, dove si insegna una lingua come il sanscrito, ci sarà il momento in cui avremo un professore con due studenti, allora si dirà, bene, perché continuare a studiare il sanscrito? Lo Stato non si può permettere il lusso di tenere, di pagare un professore per due studenti. Ma lo stesso discorso avverrà sempre di più anche nei licei, quando si iscriveranno meno studenti ai corsi di latino e di greco, perché la logica qual è? A cosa servono il latino e il greco? Basterebbe ripetere la bellissima pagina di Aristotele su questo tema, perché Aristotele gli chiedevano sempre ma a cosa serve la filosofia? E Aristotele dice la filosofia non è serva di nessuno, perché quando uno dice a chi serve vuol dire che una disciplina deve essere servile, ma se la filosofia deve insegnare la libertà dell'individuo non può essere al servizio di qualcosa. Però questo è un discorso che appunto riguarda non la logica dei ministri, dei governi, dei burocrati, ma riguarda la logica di chi studia per il piacere di apprendere. Ebbene, quando noi ci troveremo di fronte a questo tipo di disegno e saranno tagliate le cattedre di greco, le cattedre di latino, a questo punto immaginatevi una umanità dove fra 100 anni, quando saranno morti gli ultimi conoscitori del greco, gli ultimi conoscitori del latino, gli ultimi conoscitori del sanscrito, si farà una grande scoperta archeologica in un punto dell'universo, noi non saremo più in grado di capire che cosa c'è scritto in quella lapide, che cosa c'è scritto in quel frontone, per cui praticamente l'umanità si avvierà ad essere un'umanità smemorata. Ma uno dirà, va bene, ma smemorata che fa? Tanto noi dobbiamo guardare al futuro e nel futuro l'importanza della vita umana. E invece questa è una delle più grandi idiozie che si possono pronunciare. Perché? Perché tu non puoi capire il presente e prevedere il futuro se non hai contezza del passato. Quindi di fronte a queste obiezioni voi potete capire la logica pericolosa alla quale siamo confrontati. Ma vi dirò di più. Da quando ho scritto questo libro, uscito a settembre, ho avuto, come dire, la fortuna e anche la fatica di fare un giro d'Italia da Treviso fino a Messina in una quarantina di licei italiani che hanno voluto dialogare con me sui contenuti del libro, sull'insegnamento, sull'importanza di queste discipline per l'appunto che oggi vengono disprezzate nella nostra società. Proprio in questi mesi si stavano preparando i licei, non so se ci sono colleghi qui che insegnano nella scuola, ebbene si stavano preparando per i famosi test INVALSI. Ora, i test INVALSI cosa misurano nell'efficacia della scuola? I test INVALSI misurano alcuni dati.
Ma io mi sono chiesto, i dati veri che dovrebbe misurare, i quiz invalsi, non li misura. Io sono stato in una scuola di Treviso. Voi sapete che Treviso è una città straordinaria, stupenda, molto bella, ma una città anche con oggettivi problemi di tipo sociale. Voi conoscete tutti quei signori con gli elmi, con le spade, che girano nelle piazze d'Italia, che vanno raccontando alle persone che la disgrazia di questo paese sono gli emigrati, sono quelli che hanno la faccia nera, sono quelli che hanno i colori delle pelli che non sono uguali a noi, sono quelli che praticamente credono nell'euro perché la disgrazia è l'euro, insomma c'è un mare, un mucchio di idiozie che vengono propagate dentro quel tipo di cultura. Se un professore di liceo in quella scuola fa capire a 10 studenti che essere razzisti è una della peggiore cosa che ti possa capitare, i quiz invalsi, questo successo della scuola, non lo misurano. Vi faccio un esempio limite anche importante. Sono stato in una scuola di Rosarno, nella mia regione, in Calabria, dove c'erano tanti figli di galeotti dell''Ndrangheta. Far capire a questi ragazzi, un professore, se fa capire a 10 figli di galeotti, che l'uomo d'onore non è quello che spaccia la droga, che uccide un bambino di 11 anni per vendetta, che mette il pizzo, che praticamente disprezza la giustizia, e gli fa capire che l'uomo d'onore è l'uomo che al contrario rispetta la giustizia e solidale con gli altri. Bene, questa cosa qui, se un professore a 10 studenti a Rosarno lo fa capire, i quiz invalsi non lo misurano. Se voi andate in una scuola di Latina, dove partono dai licei alcuni ragazzi con le bombolette e vanno a profanare i cimiteri ebraici e scrivono sulle tombe viva Hitler, viva la Shoah e via dicendo, se un professore fa capire a 10 studenti che il razzismo è la peggiore macchia di cui un essere umano possa a un certo punto essere responsabile, e faccia capire che la Shoah è la più grande vergogna che l'umanità abbia commesso, ebbene, queste cose, i quiz invalsi, non le misura. Ma questo per darvi solo un piccolo assaggio. Ma andiamo in un altro ambito, che è un ambito fortemente importante. Il problema è che noi siamo un paese, lo dicono tutti, che nel mondo intero abbiamo una peculiarità. Qual è la nostra peculiarità? È la peculiarità di essere una nazione ricca di un grande patrimonio monumentale. Non c'è nessun paese al mondo come l'Italia. Bene, allora, i nostri signori politici hanno coniato una formula volgare che ci fa capire quando stia loro a cuore il nostro patrimonio monumentale. Hanno definito i beni culturali come giacimenti culturali. Dicono che praticamente i beni culturali sono il petrolio del paese, ma non c'è volgarità più grande che uno possa dare per definire il Colosseo o per definire i bellissimi palazzi che io vedo qui a Genova. Perché qual è la differenza tra l'Italia e gli altri paesi del mondo? Io ho insegnato negli Stati Uniti d'America. Se un ragazzo negli Stati Uniti d'America vuole vedere un'opera d'arte, deve entrare in un museo e pagare un biglietto. In Italia, se tu vuoi vedere un'opera d'arte e cammini nelle strade di Genova, di Venezia, ecco, a due passi da qui, ieri con Luigi Sordi ci siamo andati a vedere il Rubens bellissimo che sta di fronte, i due Rubens che stanno di fronte qui nella chiesa, ma a Napoli vedete Caravaggio, a Roma vedete Caravaggio, e a Venezia, a Firenze, ma dappertutto c'è questo abbinamento fortissimo tra paesaggio e arte. Tant'è vero che la Costituzione italiana, su cui adesso tutti sputano, ma è che è una delle migliori costituzioni al mondo, la Costituzione italiana, l'articolo 9, aveva previsto che il patrimonio non è solo il patrimonio monumentale, ma è anche il patrimonio paesaggistico, perché le due cose vanno insieme. Voi sapete che in questo momento la Villa Adriana a Tivoli è minacciata perché vogliono fare una grande speculazione edilizia e l'UNESCO sta dicendo: se voi fate la speculazione edilizia io tolgo il patrocinio che ho dato
alla Villa Adriana come opera dell'umanità da proteggere. Ebbene, queste sono le cose con cui ci troviamo a confrontarci. Ma quando uno dice il Colosseo è petrolio, perché il paragone, la comparazione è veramente infelice? Basta guardare quello che succede nei paesi dove si estrae il petrolio. Andate in Nigeria o andate in paesi africani e vedete che gli unici ad arricchirsi quando si estrae il petrolio sono le multinazionali. Quelle popolazioni erano povere e continuano ad essere povere. Non solo, ma quando le multinazionali partono, lasciano il disastro ecologico in quei luoghi. E quindi è questa la comparazione che noi vogliamo. Il petrolio nei nostri monumenti a che cosa dovrebbe servire? Chi dovrebbe favorire? Quei privati che fanno gli investimenti e poi si prendono i ritorni pubblicitari. Ma nessuno si chiede in che maniera questo patrimonio aiuta a capire la nostra identità storica, in che maniera questo patrimonio aiuta a far crescere la coscienza civile dei cittadini di questo paese. Lo stesso discorso vale per le mostre. Quando voi andate sui giornali a leggere le notizie delle mostre, la prima cosa che si legge: questa mostra ha staccato 10.000 biglietti, ha incassato 200.000 euro, ma nessuno si chiede in che maniera questa mostra ha contribuito a far crescere il valore di identità e il valore civile delle persone che sono andate a vedere. Lo stesso discorso vale nell'ambito della ricerca scientifica. Io ho voluto mettere in appendice un saggio di un grande scienziato americano, Flexner. Perché ho voluto mettere questo saggio? Perché oggi stiamo correndo un grande rischio a cui anche a volte gli umanisti cedono. E il grande è uscito non molti mesi fa un appello firmato da tre illustri professori universitari dove si rivendicava l'importanza della cultura umanistica. Però tu non puoi rivendicare l'importanza della cultura umanistica riconoscendo negli scienziati i tuoi nemici, perché questa è una battaglia di retroguardia, non è una battaglia di avanguardia. Il saggio che io ho voluto mettere qui alla fine di Flexner. Flexner è il fondatore dell'Institute for Advanced Study di Princeton. Vi dico tre nomi, due nomi. Sono stati a Princeton a lavorare Einstein e Oppenheimer. Voi sapete cosa fanno i professori quando vanno a Princeton? Gli danno dei soldi, gli danno uno studio e gli dicono: pensate, senza nessuna pressione di natura utilitaristica. Oggi invece come funziona la ricerca scientifica? Lo Stato si disimpegna dalla ricerca di base e dice ai professori universitari: cercate dei soldi sul territorio. Ma è normale che quando una università si rivolge per avere soldi a un'industria farmaceutica, l'industria farmaceutica non ti dà i soldi per fare la ricerca di base, ti dà i soldi per avere quel prodotto specifico. E così vale per le altre industrie. Ora, non è che la scienza non progredisca, è chiaro, la scienza fa dei passi in avanti, ma certamente le grandi cose fatte da Einstein o da Oppenheimer, o vi do un altro esempio tra poco, l'umanità arriverà a non conoscerle più. Negli anni 50 in Inghilterra il capo del dipartimento governativo che finanziava le ricerche fece una conferenza stampa dicendo: noi finanziamo al 99% solo ricerca applicata. Una sola eccezione abbiamo fatto. Due signori di nome Watson e Crick. Sapete chi sono? I premi Nobel che hanno praticamente scoperto il DNA. Cioè è stata la scoperta che ha rivoluzionato la storia della scienza con il DNA. Ebbene, che vuol dire? Flexner dice: attenzione, proprio quelle ricerche che sono condizionate dall'utilitarismo rischiano di non far fare le grandi scoperte che sono state fatte da personaggi che non erano pressati da, come dire, urgenze di tipo utilitaristico. Vi do ancora un altro esempio. Quando noi diciamo, rispondendo alla domanda, chi ha inventato la radio? Tutti diciamo Marconi. Ebbene, Flexner spiega con molta chiarezza
che Marconi non avrebbe inventato un bel niente se non ci fossero stati prima di lui due signori di nome Maxwell ed Hertz, che avendo studiato le onde elettromagnetiche avevano posto le basi al lavoro che poi Marconi avrebbe fatto. Ma se in quel momento uno avesse chiesto a Maxwell e ad Hertz cosa ci farete con questi studi che state facendo, avrebbero risposto con molta ingenuità: non servono a nulla, ci siamo divertiti. Ecco quello che io voglio sottolineare. Bene, l'ultimo tema riguarda anche la salute. Se voi pensate che una volta gli ospedali si chiamavano ospedali, oggi gli ospedali si chiamano aziende ospedaliere. I medici diventano sempre di più dei burocrati, e all'interno di questo discorso burocratico immaginatevi voi i burocrati manager che devono fare i conti con i posti letto, con le cose eccetera, chi diventano vittime di tutto ciò? I pazienti, che diventano clienti, diventano numeri delle aziende. Voi avete sentito dire che in molti ospedali per poter tenere aperta una sala operatoria dovevano fare un certo numero di operazioni. Per giustificare l'apertura della sala operatoria hanno dovuto togliere l'appendicite a persone che non avevano bisogno di farsi togliere l'appendicite, però era il male minore, perché sennò avrebbero chiuso la sala operatoria nella logica perversa dell'istituzione sanitaria come appunto azienda. Bene, allora questi sono gli ambiti nei quali oggi c'è questa invasione terribile da parte delle istituzioni e dell'utilitarismo. Come facciamo noi a sapere oggi ciò che è utile e ciò che è inutile? Basta guardare i tagli che operano i nostri governi. Quando bisogna fare il cosiddetto la programmazione di bilancio, dove tagliano si considera l'inutile. E quali sono le cose che tagliano? La scuola, l'università, la ricerca scientifica di base, le biblioteche, i conservatori, gli archivi di Stato, gli scavi archeologici. Cioè, noi dobbiamo desumere che le discipline come la musica, l'arte, la letteratura, la poesia, la filosofia sono le discipline che non interessano a nessuno. Perché? Perché non producono profitto. Eppure, è quello che ho voluto fare, cerca di dimostrare esattamente il contrario, che oggi l'umanità ha più bisogno di questi saperi ritenuti inutili, ha più bisogno di queste istituzioni come la scuola, le biblioteche, i conservatori, gli archivi di Stato, ritenute inutili per cercare di diventare migliore. Ora, attenzione, io ho scritto questo libro spinto dalla necessità di un professore che insegna, perché io insegno nel triennio, arrivano i ragazzi giovani al primo anno che sono disorientati nell'università, e allora molti miei colleghi hanno pensato che fosse più nobile per un professore insegnare nella magistrale, cioè negli ultimi due anni, no? Invece io penso che per un professore la vera prova è la prova del primo anno degli studenti, perché mi ha sempre impressionato una bellissima frase che leggevo da studente in una commedia di Giordano Bruno, Il Candelaio, dove a un certo punto un personaggio dice: sapete la vita come funziona? Funziona come quando noi ci abbottoniamo una camicia. Se noi sbagliamo il primo bottone, automaticamente sbagliamo tutti gli altri bottoni, perché li mettiamo nei posti sbagliati. Quindi l'idea era proprio quella di andare al primo anno e di cercare di far mettere allo studente il bottone nel posto giusto, in maniera da cominciare un percorso più sano. Ebbene, la prima domanda che io faccio ai miei studenti, e questo li meraviglia molto da una quindicina di anni, è: cosa siete venuti a fare? E mi guardano, danno delle risposte e mi dicono: io sono venuto perché devo prendermi la laurea, io sono venuto perché poi vado a lavorare con mio padre quando ho preso il pezzo di carta, io sono venuto perché voglio aprire questo studio, eccetera eccetera. Nessuno mi dice quello che io vorrei sentirmi dire, cioè che all'università si viene innanzitutto per diventare migliori. Ora, che vuol dire questo? Vuol dire, e vi faccio un esempio, che se noi non riusciamo a far capire agli studenti che non si studia la letteratura italiana, la filosofia, la musica, l'arte, perché devi superare un esame,
Si studia innanzitutto perché queste cose ti formano come uomo e donna, ti formano come cittadino e cittadina, cioè ti formano perché riescono a dare dentro di te quei grandi valori che sono i valori della libertà, che ti possono rendere una persona capace di ragionare con la tua testa, di non seguire le mode e soprattutto di saper resistere al conformismo del presente. Ebbene, gli studenti, quando poi gli fai questi ragionamenti, anche se all'inizio dicono cominciamo bene con un professore matto che ci dice che non si viene all'università per prendere la laurea, ma poi capiscono, perché bisogna fare loro degli esempi anche molto pratici. Io mi punge il cuore quando a volte leggo nella bacheca della mensa all'università studenti che scrivono vendo Ovidio, vendo Aristotele, e io mi dico com'è possibile, uno studente fa un esame e finito l'esame si vende il libro d'esame. Allora vuol dire che noi non siamo riusciti a far capire loro qual è l'importanza, non siamo riusciti a far capire loro che l'esame non si fa perché tu devi prendere il voto, ma l'esame lo supererai nel momento in cui hai capito che quelle cose che studi servono innanzitutto a te e quel libro lo conserverai per tutta la vita. Io faccio ancora lezione sull'Orlando Furioso, su cui ho studiato quando ero giovane studente universitario. I libri li porterai dietro tutta la vita. Bene. Gli autori che ho voluto mettere dentro il mio libricino sono autori che fanno capire come noi possiamo considerare queste discipline, tra virgolette, inutili, ma che noi non possiamo fare a meno di queste discipline. Noi non potremmo vivere senza queste discipline, noi non potremmo vivere senza la musica, noi non potremmo vivere senza l'arte, noi non potremmo vivere senza la letteratura, la filosofia, la poesia. Una testimonianza la dà Eugenio Montale, quando, sapete, nel bellissimo discorso che Montale tiene quando va a prendere il premio Nobel a, in Svezia, ebbene lui dice in maniera molto chiara, è il 12 dicembre 1975, e Montale dice, scusatemi un secondo perché credo di aver preso la fotocopia sbagliata, ecco che succede. Eccola qua, Montale dice: in ogni modo io sono qui in ritirare il premio Nobel perché ho scritto poesie, un prodotto assolutamente inutile, ma quasi mai nocivo, e questo è uno dei suoi titoli di nobiltà. Ma non è il solo, essendo la poesia una produzione o una malattia assolutamente endemica e incurabile. Per fortuna la poesia non è una merce. Montale lo dice con chiarezza. Ma prima ancora di Montale, un grandissimo poeta, Ovidio, nelle Epistule ex Ponto, a un certo punto confessa, perché c'è un amico che gli dice: ma perché scrivi poesie? A che serve? E Ovidio dice: la risposta alla tua domanda è che niente è più utile di quest'arte che è inutile. 1934 a Madrid, siamo in un'aula universitaria, García Lorca sta presentando le poesie di un altro grande poeta, Pablo Neruda. Cosa dice García Lorca di queste poesie di Neruda e perché dà questo consiglio agli studenti? Io vi consiglio di ascoltare con attenzione questo gran poeta e di cercare di commuovervi con lui. Ognuno alla propria maniera. La poesia richiede una lunga iniziazione, come qualsiasi sport, ma c'è nella vera poesia un profumo, un accento, un tratto luminoso che tutte le creature possono percepire. E voglia Iddio che vi serva per nutrire quel granello di pazzia che tutti portiamo dentro
e senza il quale è imprudente vivere. Bellissimo questo passaggio di Garcia Lorca, che dice che dentro di noi c'è sto granello di pazzia, ma è il granello di pazzia che ci salva. E perché ci salva? Ci salva perché, lo vedremo dalle testimonianze che vi leggerò tra poco, in piena rivoluzione industriale, tantissimi poeti nell'Ottocento e agli inizi del Novecento reagiscono contro l'utilitarismo. C'è un passaggio meraviglioso di un grande poeta e anche scrittore di romanzi di nome Théophile Gautier. Purtroppo oggi Théophile Gautier non è molto conosciuto, ma io vorrei dirvi che Charles Baudelaire dedica a lui Le Fleurs du Mal, e quindi vi sto dicendo che la poesia che ha rivoluzionato la poesia moderna è dedicata a questo grande personaggio, e quindi immaginatevi che cosa doveva essere. Ebbene, Théophile Gautier a un certo punto, nell'introduzione a Mademoiselle de Maupin, fa una riflessione, e fa una riflessione sul tema dei fiori. E questa riflessione sul tema dei fiori io l'ho trovata molto efficace per farci capire una cosa, per farci capire come l'inutile sia importante nella nostra vita. Niente di ciò che è bello è indispensabile alla vita. Se i fiori venissero eliminati, il mondo non ne soffrirebbe materialmente. Ma chi vorrebbe tuttavia che non ci fossero più i fiori? Rinuncerei più volentieri alle patate che alle rose. E credo che soltanto un utilitarista potrebbe essere capace di distruggere un'aiuola di tulipani per piantarvi dei cavoli, no? Quindi la provocazione di Gautier è molto forte, ma il tema dei fiori ritorna spesso nella letteratura dell'inutile. Io l'ho rintracciato anche in un bellissimo passaggio di un grande scrittore giapponese, Okakuzo Okakura, che nel 1906 scrive il libro del tè. Cosa dice Okakuzo Okakura in un passaggio del suo libro del tè, dove lui riflette proprio su che cosa significa essere uomini? Lui dice: l'uomo primordiale trascese la propria condizione di bruto offrendo la prima ghirlanda alla sua fanciulla, elevandosi al di sopra dei bisogni naturali primitivi. Egli si fece umano quando intuì l'uso che si poteva fare dell'inutile. L'uomo fece il suo ingresso nel regno dell'arte. Passaggio molto bello, molto efficace. Ebbene, nel libro propongo altre metafore che ci aiutano a capire l'importanza dell'inutile. Una di queste è ispirata dal discorso tenuto da un grande romanziere contemporaneo morto suicida non molti anni fa, David Foster Wallace. David Foster Wallace, romanziere americano, tiene un discorso a degli studenti che stanno per laurearsi a Kenyon College negli Stati Uniti d'America, e a un certo punto usa un aneddoto. Qual è l'aneddoto? Racconta agli studenti questa storia. C'è due pesciolini in un acquario che nuotano, molto giovani. Dalla parte contraria arriva un pesce anziano. Il pesce anziano saluta i due pesciolini e gli fa: ciao ragazzi, com'è l'acqua? I due pesciolini, stupiti, continuano a nuotare, poi uno si ferma e chiede all'altro: ma che cavolo è l'acqua? Ebbene, a che cosa serve l'aneddoto di David Foster Wallace? A farci capire che nella vita di tutti i giorni noi esseri umani non siamo in grado di capire le cose essenziali della vita. I due pesciolini non sanno che senza l'acqua morirebbero, come noi non sappiamo che senza la cultura, senza l'arte, senza la musica, senza i fiori, senza quelle cose inutili, la nostra vita diventerebbe un deserto, si inaridirebbe al 100%, noi diventeremmo dei bruti. Ebbene, questa metafora di David Foster Wallace, che devo dire che ogni volta che la leggo ai miei studenti, gli studenti capiscono a volo di come la letteratura, la poesia, possono compiere sempre un grande miracolo, che attraverso una cosa semplice ci fanno capire delle realtà profonde, ci dicono l'indicibile, ci fanno vedere l'invisibile, ci danno quella forza
dentro di noi di capire delle cose che noi abbiamo dentro ma che non riusciamo a tradurre, non riusciamo a manifestare. Ebbene, un altro esempio che voglio dare, l'ho scelto perché voglio fare un omaggio a uno dei più grandi scrittori del Novecento che ha fatto, come dire, che ha stupito e ha affascinato diverse generazioni. Parlo di uno scrittore che abbiamo perduto qualche mese fa, Gabriel García Márquez. Voi sapete che c'è questo libro, Cent'anni di solitudine, che è un libro, insomma, che è stato un libro culto per diverse generazioni. Ebbene, a un certo punto il colonnello Buendía rientra a Macondo dopo aver fatto una serie di rivoluzioni. E cosa fa a Macondo il colonnello Buendía? Si mette a costruire pesciolini d'oro, si chiude nel suo laboratorio e costruisce pesciolini d'oro. Dopo che ha costruito i pesciolini d'oro, li vende, prende le monete d'oro, le fonde e fa ancora più pesciolini. Poi vende i pesciolini, prende le monete e costruisce ancora più pesciolini. Fino a quando la mamma Ursula, che aveva un senso pratico della vita, si chiede: ma mio figlio, che ci guadagna con questo tipo di ragionamento, con questo tipo di affare, con questo tipo di commercio? Ecco la risposta che dà Gabriel García Márquez. Col suo terribile senso pratico, Ursula non poteva capire quale fosse il guadagno del colonnello, che cambiava i pesciolini con monete d'oro e poi trasformava le monete d'oro in pesciolini e così via, di modo che era costretto a lavorare sempre più a mano che aumentavano le vendite per soddisfare un esasperante circolo vizioso. In verità, ciò che gli interessava non era il guadagno, ma il lavoro. E questo è l'esempio di quello che dovrebbe essere, come dire, un modello di comportamento nelle nostre azioni quotidiane. Ebbene, il quadro più preciso, il quadro anche più drammatico dell'uomo contemporaneo, a mio avviso, in una pagina bellissima l'ha tracciato un grande drammaturgo che è Eugène Ionesco. Io vi leggo questo passaggio e vediamo se voi non riconoscete in questo passaggio di Ionesco, per l'appunto, no, quello che accade oggi non solo in Italia ma in qualsiasi angolo del mondo. L'uomo moderno, universale, è l'uomo indaffarato che non ha tempo, che è prigioniero della necessità, che non comprende come una cosa possa non essere utile, che non comprende neppure come in realtà proprio l'utile possa essere un peso inutile, opprimente. Se non si comprende l'utilità dell'inutile, l'inutilità dell'utile, non si comprende l'arte. E un paese dove non si comprende l'arte è un paese di schiavi o di robots, un paese di persone infelici, di persone che non ridono né sorridono, un paese senza spirito, dove non c'è umorismo, non c'è il riso, c'è solo la collera e l'odio. È straordinario, però ancora una volta, come queste pagine riescono a raffigurare in maniera chiara. Ora, quando io vado a fare le conferenze e parlo del libro, molti mi scambiano per un frate francescano e mi dicono: ma guarda sto signore com'è simpatico, viene a predicare il fatto che l'utile è dannoso. Ebbene, io vorrei oggi smentire questa immagine, perché abbiamo già un bravo signore a Roma come Papa Francesco che sta facendo un egregio lavoro in questa direzione e non ha bisogno di emuli atei come sono io. Però io voglio specificare una cosa, perché oggi dov'è la perversione nella nostra logica di pensiero? È che se uno fa un ragionamento di questo tipo viene pigliato per un fesso e per un sognatore, perché dice: tu allora praticamente vuoi vedere un mondo dove l'utile non esiste. No, io non voglio vedere un mondo dove l'utile non esiste. Io voglio vedere un mondo dove l'utile esiste, ma l'utile non è il fine, l'utile è il mezzo. Ma il mezzo per che cosa? Oggi l'utile non è un mezzo per migliorare l'umanità, non è un mezzo per far crescere la coscienza civile di un paese. Oggi l'utile è fine a se stesso. Io faccio soldi e con questi soldi voglio fare altri soldi e con questi soldi voglio fare altri soldi ancora. Ebbene, questo ci fa capire una cosa, e mi ricollego subito all'oggi,
che noi ci troviamo di fronte non a una crisi di tipo economico. Quando oggi ci dicono noi siamo di fronte a una crisi di tipo economico, siamo costretti a tagliare la scuola, l'università, le biblioteche, i conservatori, gli scavi archeologici e via dicendo. È una delle più grandi menzogne che ci vengono a raccontare. Perché? Basta leggere quello che la Corte dei Conti ci dice. E che cosa ci dice la Corte dei Conti? Che noi spendiamo all'anno dai 70 agli 80 miliardi di corruzione. Io penso che questa stima sia molto ottimistica, perché a vedere quello che sta accadendo oggi nelle pagine dei giornali, negli ultimi 3 mesi, l'Expo 2015, il Mose a Venezia, la Carige a Genova, cioè praticamente sembra che questo universo sia popolato da signori dove l'unica logica è quella di rapinare lo Stato e di rapinare le aziende di cui uno dovrebbe essere garante e dovrebbe essere appunto, come dire, responsabile per farle vivere e migliorare. Ma allora uno dice, ma qui la realtà è questa, e io dico, non è vero che la realtà è questa. Noi abbiamo avuto a poche centinaia di chilometri da qui un signore grandissimo, che praticamente è stato il modello nel mondo di come si può fare l'imprenditore facendo cose buone per l'umanità, e il nome è Adriano Olivetti, l'utile della sua azienda, che lo distribuiva chiaramente tra i proprietari, che erano loro, e poi gli operai, ma con quell'utile Adriano Olivetti non solo faceva crescere l'azienda, ma Olivetti capiva che bisognava rendere la vita di quegli operai come la vita di persone che avessero le cose che un essere umano deve avere per essere dignitoso. Aveva creato gli alloggi, aveva creato le biblioteche, ma voi sapete chi erano i dirigenti della Olivetti? I dirigenti della Olivetti erano i migliori poeti, i migliori scrittori di quegli anni. C'erano Volponi, Fortini, c'erano tantissimi straordinari personaggi intorno ad Adriano Olivetti. Ma allora questo che vuol dire? Io vi devo leggere un passaggio che, quando vedo e leggo le cronache di questi nostri giorni, mi commuovo a leggere questa dichiarazione di Adriano Olivetti, dove Olivetti in... La mensa aziendale di Ivrea è l'azienda di un ristorante di grande qualità. Appunto. Quindi, nel cammino della comunità, sentite qual era il programma di Adriano Olivetti. Abbiamo portato in tutti i villaggi di campagna, in tutti i paesi della montagna, per la prima volta, quello che io chiamavo un giorno le nostre armi segrete. I libri, i corsi culturali, le opere dell'ingegno e dell'arte. Noi crediamo profondamente alla virtù rivoluzionaria della cultura, che dà all'uomo il suo vero potere e la sua vera espressione. Ma voi mi trovate un imprenditore di oggi che rapina l'azienda, porta i soldi nei paradisi fiscali e poi, quando l'azienda fallisce, dice agli operai: stringiamo la cinghia? Ma questo è il modo di ragionare, questo è il modo di fare imprenditoria. Quando noi oggi abbiamo i presidenti delle banche che rapinano le banche, poi le banche falliscono, lo Stato deve dare miliardi dei nostri sudori alle banche, e benissimo, che succede? Noi abbiamo allevato degli esseri umani che credono che la dignità dell'uomo stia nei soldi che uno guadagna. Ma allora come possiamo cercare di dare una svolta diversa a questo universo nel quale viviamo? Ecco perché oggi la crisi è soprattutto morale, non è una crisi economica. Perché se l'Italia avesse delle persone per bene che non si corrompono e non si fanno corrompere, non corrompono e non si fanno corrompere, noi risparmieremmo 70-80 miliardi. Se poi ai 70-80 miliardi aggiungiamo i 100-150 miliardi che ogni anno lo Stato perde per l'evasione fiscale, il nostro PIL schizzerebbe alle stelle. Non avremmo bisogno, con 250 miliardi in cassa, di dover tagliare la carne viva, come diceva Shakespeare nel Mercante di Venezia, ai cittadini poveri e ai cittadini della classe media che scendono sempre di più verso la povertà. Ebbene, perché, e chiudo, io sono convinto che la cultura può essere una forma di resistenza all'utilitarismo. Posso avanzare 3 ragioni per dimostrarvi questo. La prima ce la insegna Socrate. Socrate, nel Simposio di Platone,
a un certo punto, che è un testo meraviglioso per l'insegnamento, per la cultura, eccetera, ebbene lì Agatone si siede vicino a Socrate e dice a Socrate: bene, adesso mi siedo vicino a te in maniera che assorbo il tuo sapere. E Socrate dice: magari il sapere si potesse trasmettere facilmente, come da una coppa piena d'acqua a una coppa vuota, attraverso un filo di lana, la coppa si riempie automaticamente. No, con i soldi uno tutto può comprare, con i soldi si possono comprare i giudici, i magistrati, si possono comprare le televisioni, si può comprare il potere, si può comprare tutto con i soldi, ma l'unica cosa che con i soldi non si può comprare è il sapere. E perché? Perché il sapere è frutto di uno sforzo individuale che nessuno può fare al nostro posto. O lo fai tu e impari, o nessuno al tuo posto può fare quello sforzo. E allora che significa? Significa che se venisse uno sceicco dai paesi arabi e mi dicesse: professore, le faccio un assegno in bianco, mi fa diventare colto, metta lei la cifra, e io non potrei farlo diventare colto se lui non si sforza per imparare. Quindi, logica numero uno, i soldi non comprano il sapere. Secondo esempio, nello scambio culturale si ribaltano quelli che sono le leggi del mercato. Voi sapete benissimo che le leggi del mercato prevedono sempre un acquisto e una perdita. Io entro in una gioielleria, compro un orologio. Che succede? Io perdo i soldi e prendo l'orologio. Il signore gioielliere che mi vende l'orologio prende i soldi e perde l'orologio. In ogni scambio di natura commerciale c'è una perdita e un acquisto. Ma ogni giorno, in una piccola scuola d'Italia, in una sala come questa, accade un miracolo straordinario nel mondo. E qual è questo miracolo? Che io posso entrare in una classe, posso insegnare ai miei ragazzi il teorema di Pitagora e io non lo perdo il teorema di Pitagora, e loro lo acquistano. Si crea un circolo virtuoso dove si arricchisce non solo chi riceve, ma si arricchisce anche chi dona. Perché chi insegna sa bene che noi impariamo tantissimo dai nostri studenti. Uno sguardo nel vuoto, un occhio che ti guarda strano, uno sbadiglio possono essere dei segnali per noi per farci capire dove abbiamo sbagliato. Cosa dobbiamo fare per cercare di coinvolgere meglio i giovani che abbiamo davanti? Il terzo esempio ce lo offre invece un grandissimo drammaturgo irlandese di nome George Bernard Shaw. Immaginatevi, dice George Bernard Shaw, due giovani di Genova che escono di casa con due mele e si incontrano qui nel Palazzo Ducale al Festival della Poesia. Si incontrano e si scambiano le mele. Che succede scambiandosi le mele? Che i due ragazzi sono partiti di casa con una mela e rientrano a casa ciascuno con una mela. Cambiamo lo scenario. Due giovani di Genova escono di casa, ciascuno con un'idea. Poi si incontrano al Festival della Poesia, vengono al Palazzo Ducale, si scambiano le idee. Quando tornano a casa, quante idee avranno portato insieme? Due idee, non una. Quindi che vuol dire? Vuol dire che il sapere arricchisce sempre tutti i protagonisti della catena. Ebbene, e qui concludo. Ho avuto un grosso dibattito su questo tema con un grande maestro che io ho avuto la fortuna di incrociare nella mia vita, e questo significa che ancora io credo nell'importanza dell'insegnamento e nell'importanza di incontri speciali, particolari, che possono cambiare la vita. L'incontro con un maestro, l'incontro con un libro, l'incontro con una poesia, l'incontro con un'opera teatrale, con un'opera d'arte. Io credo che queste cose possano cambiare la vita. Io ho avuto l'onore di avere l'amicizia di un grandissimo critico contemporaneo vivente che è George Steiner, e discutendo un giorno con George Steiner, che è uno che sostiene il valore della cultura, George mi fece, di fronte alle mie dichiarazioni ottimistiche, un'obiezione che dobbiamo prendere in considerazione. George mi disse: caro Nuccio, molti nazisti che massacravano gli ebrei
ascoltavano musica colta, leggevano libri, possedevano opere d'arte. Ebbene, l'obiezione è valida, nel senso che effettivamente la cultura non è che può coinvolgere tutti in questo processo. La cultura è un po' come l'amore, non ha il potere di costringere, la cultura non offre garanzie. Però io continuo a credere ancora oggi che è l'unica possibilità che noi abbiamo per conquistare e difendere la nostra dignità di esseri umani, e la cultura ci offre questa possibilità. Anche perché io ho detto a Giorgio, prova a immaginare quale umanità avremmo avuto senza la cultura. Chissà quanti casi di Shoah e di follie naziste avremmo potuto avere, che invece la presenza della cultura ha comunque contenuto. Ma io continuo a dire, non vedo altre strade. Ecco perché la battaglia che noi dobbiamo fare è una battaglia per cercare di come dire, convincere i giovani che la dignità dell'uomo non sta nei soldi che l'uomo guadagna, ma che la dignità dell'uomo sta nei grandi valori che l'uomo è capace di abbracciare, e sono quei valori che ci liberano dagli egoismi che noi abbiamo, perché ci fanno vedere l'altro, ci fanno vedere la solidarietà umana, ci fanno vedere l'amore per la giustizia, il bene comune, tutta una serie di cose che oggi purtroppo vengono messe in un angolo e sullo sfondo. Ma vorrei chiudere con una citazione però, che ritengo illuminante. C'è un libro bellissimo di Calvino che mi ha accompagnato per una gran parte della mia vita. Io non è che la cultura l'ho bevuta con il latte materno. Sono nato in Calabria, in un piccolo paesino, in una famiglia da genitori che non hanno studiato. Mio padre e mia madre avevano studiato fino alla terza media. A casa mia non c'era un libro, nel paese non c'era una biblioteca. Se io non avessi incontrato i miei professori, se non avessi letto i classici che mi hanno aiutato, certamente non sarei quello che sono. C'è un libro bellissimo di Italo Calvino che quando ero ragazzo portavo sempre con me, che era intitolato Le città invisibili. E nelle città invisibili, come sapete, c'è un dialogo bellissimo tra Kublai Khan e Marco Polo. Kublai Khan è il grande conquistatore che ha conquistato mezzo mondo. All'epoca le conquiste di Kublai Khan erano cose favolose, ma Kublai Khan non conosce le città che ha conquistato. I suoi eserciti si sono inoltrati in zone che Kublai Khan non ha mai visto. Il grande viaggiatore Marco Polo visita alcune città, ritorna alla corte di Kublai Khan e racconta quello che ha visto. E a un certo punto si discute e si parla del tema dell'inferno. Io vi voglio leggere questo passaggio perché è un passaggio molto bello, vibrante, e ancora una volta è un passaggio che fa capire la forza che la letteratura ha di descrivere in un'immagine delle cose che noi abbiamo dentro e che non riusciamo a dire. L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno, è quello che è già qui. L'inferno che abitiamo tutti i giorni e che formiamo noi stessi, stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui. Cercare e saper riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno, e farlo durare e dargli spazio. Ecco, io penso che questi saperi considerati inutili, come la musica, la poesia, l'arte, la letteratura, la filosofia, possono aiutarci a capire che cosa non è inferno nell'inferno, per cercare di farlo durare. Grazie.